Ciao a tutti, bentornati sul canale. Torno con un nuovo video e un video svuota la spesa Eurospin. Abbiamo speso 141,08 euro e io, come ogni volta che vado a fare la spesa all'Eurospin, dimentico puntualmente di passare l'applicazione. Quindi al Lidl lo ricordo, all'Eurospin assolutamente no, ma sono dettagli così, giusto pur parlare. Allora, ho fatto oggi una spesa abbastanza grande perché ieri siamo tornati dalle ferie e non facevamo spesa da circa 3 settimane, quindi ovviamente ho dovuto riacquistare molte delle cose che mancavano. A questo giro ho fatto la lista della spesa, quindi ho prima questa mattina sistemato le dispense qui, questo angolo colazione, olio e di qua sopra ci sono le buste, contenitori, insomma tutte le cose che utilizzo per, come si dice, la conservazione. E poi ho sistemato anche la dispensa qui, quindi ho liberato, devo dire, ho avuto poche cose scadute, non consumate, quindi ma sto giro sono stata brava. Comunque ho liberato e ho lasciato questo piano per i legumi o comunque gli alimenti in scatola, questo piano per le conserve, questo piano per la pasta aperta e non, questo piano per riso e cereali, poi scendendo qui ci sono le farine, qui sotto sì, è un mix tra olive, sale, insomma spezie varie. Poi il penultimo piano ci sono lì, qui dove ti sto segnando, la frutta secca, e l'ultimo a tutto ci sono tutti gli ingredienti per fare dolci. Quindi una volta che ho fatto questo bel lavoro, e non ho fatto solo questo, ho fatto anche qui dentro, questo è l'angolo caffè, tè, colazione, quindi ho sistemato, liberato e ho riempito, e ho fatto anche qui sotto, vedi, qui ho liberato tutto, qui ho pulito e ho sistemato. Quindi una volta che ho visto cosa c'era e cosa non c'era, ho fatto la lista della spesa e quindi quello che ho speso è effettivamente quello che mancava. Ora giro la camera e ti vado a mostrare lo svuota la spesa Eurospin. Allora, questa è la visuale dall'alto. Ci sono tanti prodotti, soprattutto frutta e verdura. Lì abbiamo preso una cassa d'acqua da 2 litri, la bottiglia da 2 litri. Allora, inizio da questo lato che effettivamente c'è tutta la roba da frigo, così vado subito a metterla via. Allora, ho preso 2 hamburger di scottona, ma perché ho trovato solo questi per cookie. Ho fatto delle valutazioni, effettivamente le polpettine che acquistavo erano troppo sapide per lui e quindi ho preferito prendere gli hamburger. Poi ho preso degli straccetti da cucinare comunque con la rucola e il grana, e poi ho preso un pollo, delle sovraccosce di pollo già condite da mettere o in padella o nel forno. Ecco, sono andata a spostare i prodotti nel congelatore per evitare. Poi ho trovato in offerta il salmone norvegese, questo con i bocconcini, e ho preso anche un petto di tacchino arrosto e la piadina integrale con l'olio extravergine di oliva. Poi ho preso questo tipo di carne che io non acquisto mai, ma ho visto una video ricetta su un vlog di una ragazza, mi sembra che sia una coreana che vive in Giappone, e ho detto no, lo devo provare, quindi se trovavo le costine l'avrei provata, e quindi ho preso le costine per provarla. Poi ho acquistato 1 chilo di gnocchi di patate e ho preso i gamberi indopacifici, sembravano un pochino anemici ma poi credo che in cottura diventano rosa. Poi ho trovato in offerta il parmigiano reggiano, questo in busta, ne ho prese 2 confezioni, l'offerta era anche molto molto buona. Poi ho acquistato un parmigiano reggiano, il pezzo da 300 grammi, ho fatto i conteggi con mio marito, era quello più conveniente. Poi ho preso una feta greca DOP, salmone norvegese affumicato che se non erro era in offerta, e ho preso un prosciutto crudo, era finito il parma e purtroppo ho dovuto acquistare questo del Belmastro Bottegaio. Poi ho preso una ricotta fresca, questa diciamo confezionata, che a parità di tabella nutrizionale devo dire
che era meglio, aspettate, c'è un pelucchio, era meglio quest'altra che ho preso, che è questa, la ricotta classica. E la tabella, secondo me, è leggermente diversa, di poco, però questa secondo me è migliore. Quindi per non far del male a nessuno ho preso uno per tipologia. Proseguendo con la spesa, come vedi sto a mano mettendo tutto via tra congelatore e frigorifero perché altrimenti con sto caldo. Ho preso un brick di albume d'uovo, poi ho preso due confezioni di ciliegine di mozzarella, queste le trovo molto molto comode e quindi ho preferito prendere queste che già sono porzionate e ne ho prese due confezioni. Poi ho acquistato anche una confezione di stracchino che era l'ultimo e questo sarà forse il primo che andrà via in questa settimana come si dice, di ricette. Poi, prima di passare a, come si chiamano qua, frutta e verdure, ho preso mezzo chilo di yogurt magro bianco, poi lo yogurt colato greco a 0% di grassi, poi 4 yogurt, questi al sapore di caffè, e 2 budini proteici alla vaniglia. Poi, perché li vado a mettere in frigorifero, ho acquistato come unico snack, diciamo poco salutare, questi Choco 5 Cereals, perché mi servono per fare una cosa e poi ve lo mostrerò in una videoricetta. Quindi ne ho presi 4 che ovviamente poi verranno frazionati e utilizzati su più ricette. Cosa ho preso poi? Ho preso una bustina di semi di chia. Poi ho acquistato una confezione di basilico fresco che già si sta appassendo inesorabilmente. E ho ripreso i mirtilli freschi che poi vado a lavare e a congelare. Poi ho preso un ramoscello di aglio, una manciata di patate, poi ho preso un cavolfiore bianco, due avocado che sono super acerbi, li ho presi appositamente così, poi li metto vicino alla banana, alla mela e li faccio maturare. Ho preso un casco e mezzo di banane, ho preso 3 pesche, con queste 3 pesche voglio fare come si dice, delle insalate fresche, visto che il tempo ancora ce lo permette, oltre che mangiarlo come frutto. Poi ho preso 4 kiwi verdi, poi ho preso i fagiolini freschi, che adesso vado a preparare nel prossimo video, quindi resta sintonizzata. Poi ho preso una busta di rucola, che anche questa diverrà un'altra cosa, e ho preso poi un bel chilo di pomodoro ciliegini. Stavano in offerta, erano belli e quindi li ho presi. Poi ho riacquistato il succo di limone italiano, uno ce l'ho in frigorifero, mi piace berlo all'interno dell'acqua naturale con un cubetto di ghiaccio, super dissetante. Poi ho riacquistato il miele, l'Eurospin vende solo questo millefiori o quello di acacia, ma quello di acacia costa tantissimo. Io ho preferito prendere questo perché ha il dosatore. Poi ho preso le zucchine che sono mega galattiche, veramente enormi. Ho preso anche 2 peperoni rossi con cui dovrò andare a fare altre preparazioni e ho preso una lattuga romana che era piccolissima, però l'ho presa perché è sempre meglio averla. Termino con la restante spesa. Ho riacquistato una confezione di farina di ceci, una confezione 10, da 10 uova fresche. Poi ho preso una lattina di lenticchie, una già ce l'avevo, 2 fagiolini, fagioli cannellini e 2 ceci. E ho preso anche un pomodoro secco sott'olio. Questa volta l'ho acquistato io e non mio marito. Poi ho preso una confezione di pan grattato, ho preso delle gocce di cioccolato che andranno subito in direttissima nel frigorifero, poi 2 litri di latte ad alta digeribilità, queste senza lattosio, poi ho acquistato il filetto di salmone al naturale, ho trovato anche il filetto di sgombro al naturale, non riacquistavo da tanto tempo, spero che il sapore sia rimasto lo stesso, e ho preso anche il tonno all'olio extravergine di oliva, però quello che non serve sgocciolare, cioè quello che c'è ma sembra che non c'è. Quindi lo preferisco rispetto al tonno naturale perché l'olio ce n'è in quantità ridotto e il tonno non è stopposo come quello naturale. Poi ho preso 2 tubette di concentrato di pomodoro, che questi servono sempre. Poi
Poi ho trovato il pane maxi toast, che è simile sempre del braciere alla mega bruschetta, che invece non ho trovato. Poi, prodotti non edibili, abbiamo le salviette queste umide per gatto Freddy e cane Cookie. Poi non ho trovato gli stick che acquisto di solito a Cookie, quindi ho dovuto ripiegare su questi al manzo, che sono abbastanza grandi e non so minimamente se lui li mangerà, però di solito questi snack li assaggia sempre, quindi penso di sì. Come non ho trovato il detergente intimo, quello che piace a me nella scatolina bianca e rosa, ma ho trovato questo eco biologico al Timo. Non so poi peraltro se magari ci sia stato il detergente intimo, ma abbiano cambiato il pack. E poi a mio marito ho preso uno shampoo idratante per insomma i capelli normali. Lui si lava, prende, si fa lo shampoo quasi tutte le sere. Quindi gli ho preso uno di questi. Ho riacquistato una confezione di rotoloni della cucina. Finalmente hanno cambiato il design. E questo, guarda, c'è l'arancione come le sedie e la mia parete. E poi a fortuna, perché credimi veramente a fortuna, ho trovato i quaderni e li ho subito acquistati, anche se magari ci farò solamente mezzo anno, poi li dovrò riacquistare, ma perché avevano un prezzaccio da paura. E poi peraltro questi monocromo della Pigna sono fantastici, io li amo. E quindi ne ho preso uno a quadretti, anche se il quadretto grande a me serviva quello piccolo, non fa niente per i protocolli. E ho preso anche un quaderno, no, e sono tutte e due a quadretti. No, che sfiga, lo dovevo prendere a righe. Vabbè, fa niente, ci ripasso, lo prendo pure a righe. E dovevo fare uno e uno, cioè uno a righe e uno a quadretti. E non me ne sono accorta che erano tutte e due a quadretti. Vabbè, non fa niente. Questi io ci faccio i protocolli per i compiti in classe. Quindi il quadretto lo uso per matematica, economia aziendale, invece quello a righe lo uso per tutte le altre materie. E quindi insomma mi occorrevano e i prezzi erano veramente ottimi, come erano ottimi i prezzi questi con la spirale, che io stramo questi quaderni perché hanno sì la spirale, però hanno anche i buchetti e li puoi staccare, quindi poi una volta che tu ci scrivi su in bella ovviamente, io lo vado a staccare e lo vado a mettere nel raccoglitore. E anche di questo ho preso due a quadretti e spero di aver preso due a righe a questo punto. Sì, due a righe per fortuna. Quindi ecco, adesso la mia mission di questa settimana sarà trovare due a righe, così almeno fino a febbraio sto coperta. E niente ragazze, quindi questa è la mega spesa che ho fatto all'Eurospin. Ora termino di sistemare questa parte in dispensa e ci mettiamo subito a fare il prossimo video, che non ti anticipo che cos'è, ma tu iniziaci a pensare che può essere. Ovviamente questo video lo vedrai su una fetta di paradiso. Il futuro, cioè il prossimo video che andrò a girare successivamente a questo, lo vedrai su Caracaloria, quindi tornerò attiva su Caracaloria. Quindi se non sei ancora iscritta a Caracaloria, ti aspetto di là. Se invece sei iscritta e stai aspettando ormai da boh, 7 mesi che io torni, ti sto confermando che sto per tornare. E se invece non sei iscritta né qui né lì, che stai aspettando? Iscriviti, cioè voglio dire gratis, un clic, anzi due clic, uno per l'iscrizione e uno per la campanella, così non perdi la programmazione dei video e soprattutto non perdi me che sudo e faccio video, perché voglio dire in questa ambaradan, anche se ho i capelli legati, ma sta facendo un caldo atomico. Per il momento passo e chiudo perché questo video è terminato. Ci vediamo nel prossimo video su Caracaloria e poi sui futuri video su una fetta di paradiso. Bacio grande, ciao, alla prossima!